Tu hai rosicato, raga. Tu hai rosicato. Uno spera sempre che perdano i punti. Giuro, volevo farla con la spiga. Ma l'ho assaggiata. Era scaduta da 2 settimane. Faceva camisa appiccicando le mani. Allora l'ho fatta con Cristina. Comunque sto a rosicare. Dopo 45 minuti l'Inter poteva vincere 10-0. Cioè non c'era storia. Poi dopo nel secondo tempo la partita si è un po' addormentata, giustamente. Poi ha fatto il turnover. Comunque una superiorità imbarazzante. Cioè la Salernitana davvero sembrava il Reno. Forse qualcosa di meno. Però una squadra veramente... Se devi esonerare un allenatore per poi prendere certi tipi di allenatori. Comunque, che dobbiamo dire? I primi 45 minuti loro quando entrano a rullo, che giocano tutti e 11, giocano come dei treni. Non è che ce n'è uno che gioca un po' più scazzato, no? 11 come forse Dumfries gioca un po' più scazzato, ma 11 treni. Ti rullano pesantemente, proprio avete presente quei rulli che li utilizzi per fare giù la sabbia per poi mettere l'erba, l'erbetta, ecco uguale, ti rullano, poi nel secondo tempo è normale che non te ne frega più un cazzo, però una cosa devo chiedervela, ma alla Pinetina c'è una piscina per caso, una piscina, perché è entrato... A parte che dopo 6 minuti Thuram già si era tuffato. Ma poi è entrato dentro Buchanan, la prima cosa che ha fatto, dopo un minuto, un doppio carpiato con avvitamento in area di rigore. Ora ho capito perché Cuadrado ha deciso di venire da voi. La piscina che c'era lì a Torino non gli piaceva più. E ha detto, per prepararmi alle prossime Olimpiadi, infatti vedete che non lo vedete più in campo, si sta preparando alle Olimpiadi di tuffi, vengo alla Pinetina. No, perché subito Buchanan, tuffo carpiato. Vabbè, niente, che cazzo vi devo dire, raga, l'Inter va tipo a più 11 dal Milan, a più 10 dalla Juve e consolida sempre di più il campionato. Ma noi non molliamo, sempre forza Milan, intanto cerchiamo almeno di arrivare secondi. Tanti pollici in su e bezzi nero, iscrivetevi al canale, intanto rosicate assieme a me.